Una coppia di giovani lesbiche detenute da 3 giorni circa con l'accusa di aver affrontato un poliziotto che le aveva invitate a non baciarsi in un negozio hanno ottenuto 80.000 euro, scusate, 80.000 dollari di risarcimento dalla corte locale di Honolulu di Hawaii. La gente, vedendo che continuavano le donne nelle loro effusioni amorose, aveva minacciato di cacciare dal locale, poi ne ha afferrata una per il polso. È andata una colluttazione, le accuse erano successivamente state archiviate e da allora il poliziotto di nome Bobby Harrison si è recato in pensione. L'accordo sul risarcimento dovrà adesso essere approvato dal Consiglio Comunale. Le due donne, di nome Courtney Wilson e Taylor Guerrero, vi ricordo che lo scorso anno furono però ammonite. Vi ringrazio per l'ascolto, in America la legge continua a esserci e a volte può essere considerata davvero troppo forte, troppo per così dire, di